Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale YouTube Luca Toselli, Nerd Retro. Perché sono messo così? Beh, perché oggi ho una simpatica compagnia. Ho questo bel pacco da aprire insieme a voi. Che cosa contiene? È presto detto. Ho l'onore di annunciare che abbiamo avuto la prima collaborazione ufficiale per questo canale. E quindi andremo ad aprire tutto il contenuto di questo pacco che mi è stato gentilmente offerto da GS Game. Come potete vedere qui c'è anche il loro logo. Vi invito a passare dal loro sito qui sotto in descrizione per poter andare a vedere questa tipologia di prodotti che mi è stata inoltrata e anche tante altre cose. Dato che il nostro, dico nostro perché comunque senza il pubblico un canale non funziona, il nostro canale, secondo canale su YouTube, è dedicato a tutto quello che è il mondo nerd, ma soprattutto il mondo nerd di una volta, il mondo nerd retro, come l'abbiamo ribattezzato qui, e dato che comunque stavamo facendo una collezione legata a Pokémon 151, ecco, mi sono focalizzato su questa tipologia di prodotti da farmi inoltrare. E quindi, presto detto, alcune robe relative a 151 e una mystery box che potrebbe contenere dei prodotti vintage. Sono molto emozionato perché le mystery box sono qualcosa che veramente mi manda in pappa il cervello e quindi io direi subito di andare ad aprire questo pacco. Ringrazio ancora i ragazzi di GS Game, passate qui sotto in descrizione e fate un salto sul loro sito. La cosa bella è che devo fare 32 anni a luglio, eppure quando ci sono queste cose qua mi sento come un bimbo Natale e riesco a tornare indietro nel tempo a quei momenti in cui le bustine o comunque le cose le andavo ad aprire davvero. Quindi sono molto molto emozionato. Tra l'altro il pacco è stato anche molto veloce ad arrivare. Mi è stato inoltrato veramente qualche giorno fa ed è già qui. Questo è l'interno del pacco con tanta protezione di plastica, un po' di protezione di carta e poi un paio di cosine. Andiamo a tirar fuori il tutto. Quindi all'interno di questa scatola sempre marcata GS Game abbiamo tutti i nostri prodottini, quindi io direi di andare subito ad aprire. Ok, e troviamo un loro biglietto da visita con tutti i loro social network, tutto quello che trattano, PSA, One Piece, che è un brand che mi piacerebbe iniziare a provare almeno in spacchettamento, perché ho visto alcune carte veramente interessanti. Yugi, che ci sono passato una vita fa, Pokémon che ho ripreso di recente, Magic che ho da sempre, Lego è una malattia che mi manca, spero di non dover arrivare anche a quei livelli lì. Abbiamo una calamita, pensavo spilla, di Jigglypuff, beh, con il retro di Pokémon Go, tra l'altro, rimaniamo in tema nerd retro, sicuramente, con Jigglypuff, che è un Pokémon di quegli anni lì. E poi abbiamo, appunto, le nostre buste. Sono un pochino emozionato, perché qui abbiamo una carta, due carte, tre carte e due buste. Ok, non so, è meglio guardare prima le carte o le buste? Forse prima le buste e poi le carte? Forse è meglio così. Andiamo prima sulle buste. Andiamo prima sulle buste. La prima, nero e bianco, confini varcati. Tra l'altro capita a fagiolo, perché nero e bianco in questo momento l'ho appena iniziato e nero e bianco sicuramente è una busta che va indietro negli anni, dato che vado a memoria, ma quando sono iniziati, anzi a memoria poco perché sto preparando un video, ma quando sono iniziati gli spoiler di sesta generazione era il 2013, quindi questa busta dovrebbe essere intorno al 2011-2012, qualcosa del genere. Andiamo un attimino a vedere se ci sono delle informazioni sul retro. 2012, eccolo qua, 2012, una busta del 2012, questa busta ha 12 anni. Ti porta bene. E sempre nero e bianco, stirpe dei draghi. Quindi andiamo molto sulla quinta generazione, decisamente sulla quinta generazione, che è una generazione che io non ho amato, non ne ho mai fatto mistero, lo sapete alla grande, però poi quando ci sono Pokémon come Gyarados che vengono riciclati, vediamo se questa è antecedente, sempre 2012, però non abbiamo scritto il mese, quindi non mi ricordo l'ordine cronologico di queste buste, perché all'epoca avevo smesso di collezionare, però sono sicuramente buste molto molto vecchie. Forse questa esce dopo perché c'è l'Andorus forma totem e quindi potrebbe essere
quella un po' più recente? Non lo so, proviamo ad aprirla comunque. Ah, si aprono con una facilità disarmante, ragazzi. Io che ho sbustato tanto 151, ero un po' abituato, no, alle buste di 151, invece queste si aprono veramente con una facilità estrema. Allora facciamo che sbrogliamo un pochettino il campo da tutto e iniziamo a guardarcele con molta calma. Intanto partiamo da Dunsparce, che è un Pokémon di seconda generazione che ha trovato un po' di redenzione ultimamente con una sua evoluzione un po' così. Tepig, uno starter, non mi piace per niente, ma gli starter di quinta non mi piacciono in generale. Krogunk, che invece è un Pokémon che mi piace, e come se mi piace, certo che mi piace. Tangela, prima generazione, se dobbiamo parlare di estetica e di bellezza, sicuramente non è uno di quelli che mi vengono in mente subito. Mienfu, Pokémon di quinta. Abbiamo un Oshawott Reverse, che è un altro starter di quinta generazione. Abbiamo una Reverse. E poi qua abbiamo la rara, subito dopo, che è un Whimsicott. Ok, quindi dopo abbiamo quattro carte, questo è il codice, ok. Questo è il codice, dal codice abbiamo 1, 2, 3, 4 carte. Quindi se vogliamo fare il trick con la prossima, sappiamo che sono 4 carte. Ma abbiamo trovato un dopo Mienfu, con un artwork diversa, però dopo Mienfu. Su Whimsicott c'è da dire che dal punto di vista competitivo è un Pokémon molto interessante. Quando giocavo competitivo, quindi tanti anni fa, si utilizzava per via della sua abilità che dava la priorità alle mosse di stato, molto molto simpatico. Skarmory è un altro che in competitivo ho usato tantissimo. Skarmory è uno di quelli che tra evoluzione, mega evoluzione, baby Pokémon non è ancora mai stato toccato. E poi c'è mio fratello Snorlax, che è veramente il modo in cui mi piace descrivermi. Ecco, io sono uno Snorlax, meraviglioso. Snorlax è il mio spirito guida, possiamo dire così, in uno sfondo un po' rivedibile fondo, ma a me gli artwork di questo tipo piacciono sempre, perché sono disegnati da papà Ken Sugimori. Allora, cerchiamo di salvare la busta di Gyarados, dato che abbiamo visto che si aprono con una facilità estrema, e non mi ricordavo questa cosa, ma forse anche le buste più vintage erano così, e cerchiamo di salvare il salvabile, cerchiamo anche di fare il trick, ok? Quindi, togliamo il codice, 1, 2, 3 e 4 in avanti, giusto? Io non mi ricordo se... Facendo così forse ci mettiamo davanti la rara, però. No, non facciamo il trick, perché facendo così probabilmente ci mettiamo davanti la rara. Quindi è meglio di no. Non mi ricordo i trick, va bene. Non li so fare, non è che non me li ricordo, non li ho mai fatti. Allora, Rufflet, molto molto bello. Uno dei Pokémon di quinta generazione che in realtà mi piace di più. Yamma, che è stato, diciamo, migliorato grazie a Yan Mega, e ne abbiamo parlato proprio di recente sulla tier list della quarta generazione. Nospas, Pokémon un po' così, d'accordo. Trubbish, che è brutto, assolutamente brutto, ma io ho un ottimo ricordo legato a Trubbish per un motivo. L'ho trovato shiny in Pokémon bianco e nero all'epoca. Abbiamo il buon Magmar, abbiamo Baltoy, e quindi dietro a Baltoy dovrebbe esserci la rara, giusto? Quindi 1, 2, 3 e 4. Proviamo a fare così per nasconderci all'ultimo la sorpresa della carta rara. Baltoy Reverse. Abbiamo un'energia fusione, non l'ho mai vista. Pensa a te, una sorta di energia jolly che può diventare diversi tipi di energie, d'accordo. Abbiamo Skiplum, Pokémon di Giotto. Abbiamo Cascoon, e infine, come ultimo, è un Pokémon psico, Shedinja, che è un Pokémon interessantissimo, con dietro tra l'altro Ninjask. Ci sono tutti e due in questa carta. Non è un'olografica, però è molto interessante questo artwork, con entrambe le forme evolutive di Nincada. Praticamente è una sorta di evoluzione di Nincada con il guscio vuoto di Shedinja che prende vita e diventa un Pokémon. Molto molto interessante questa carta. Ti rubo solo un attimo, se ancora non l'hai fatto iscriviti a questo canale, lascia un mi piace a questo video e commenta qui sotto nell'apposita sezione per farmi sapere secondo te che altro conterrà questa Mystery Box di GS Game, perché adesso arriva il bello. E ora direi che possiamo passare a queste tre carte che sembrano essere vintage per un motivo, o almeno le prime due, questa per le condizioni, questa per il retro e questa non lo so. Non ho idea di come vadano guardate, se così e girando questa o al contrario.
Proviamo a girare? Proviamo a partire da qui. Attenzione, perché qui sicuramente andiamo molto indietro. Anno 2006. Anno 2006. Quindi questa mystery box a tema vintage sembra essere davvero a tema vintage. 2006 è l'anno dei mondiali, l'anno di Cannavaro Pallone d'Oro, purtroppo l'anno della Juventus in Serie B. Però Flareon è un Pokémon che a me non piace tantissimo. Le EX sono sempre state carte, anzi sono carte che quelle nuove non mi piacciono tantissimo, quelle vecchie invece le sto rivalutando un sacco. E infatti ho in programma di prendere qualche EX di questi anni qui, quindi Flareon torna sicuramente utile. Andiamo a vedere, attenzione, allora abbiamo, questa so già cos'è, questa so già cos'è. No, Dio, no. No, immagino di sì in realtà. Abbiamo il logo del Team Rocket, un Pokémon di tipo fuoco, numero 146, quindi vado a memoria, quei numeri lì sono dedicati agli uccelli leggendari. Vi ricordo Rocket Zapdos, c'è anche Rocket Moltres, mi viene in mente Blame Moltres, ma forse c'è anche Rocket Moltres e dovrebbe essere proprio lui. Andiamo a vedere. E infatti, ah, è questo, meraviglioso questo. Sì, perché il Blame è quello là, isolato da qualche parte. Questo è bellissimo, ragazzi. Questo, mamma mia, che bomba senza senso questa. Che artwork della Madonna, vabbè, neanche dirlo due volte chi l'ha disegnata, proprio lui, nostro signore e padrone Ken Sugimori. Questa è veramente una carta bomba. Cioè, guardate l'olografia, ma quanto sono belle le olografie di una volta. Questa è una carta che dovrebbe essere del 99, se non vado errato, dovrebbe essere una carta di quegli anni lì. E a tal proposito, sulla serie, questa è Gym Leader, rimanete sintonizzati, ragazzi, perché abbiamo delle sorprese in arrivo, ma veramente queste carte sono meravigliose. E tra l'altro, neanche a farlo apposta, sono sempre sorprese di questa lingua qua. Ragazzi, questa è super super top, veramente. Per adesso la cosa più bella che abbiamo trovato all'interno della Mystery. E come ultima, ma forse non meno importante, vedendo che siamo partiti da un EX e siamo andati così indietro, cerchiamo, anzi, da qua. Proviamo a vedere da qua. Allora, questa dovrebbe essere una comune. Questo è Charmander. Questo è un Charmander numero 4, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, livello 18, quindi dovrebbe essere il Charmander di Rita del 95 e dovrebbe essere il Charmander set base. Quindi questo è un Charmander set base, ok, era stato inserito come omaggio, dato che si sa che adoro la linea evolutiva di Charmander e soprattutto Charizard. Era da guardare al contrario, per un attimo ho detto, oddio, sarà un Charmander set base di prima edizione, invece è un normale Charmander set base, molto molto simpatico comunque da vedere sempre. È stato scelto il tipo fuoco come tipo di riferimento di questa Mystery Box, Charmander, Flareon e Rocket Moltres, oltre alle carte invece che abbiamo trovato all'interno delle buste. Molto molto simpatica come Mystery Box, devo dire la verità. E qui abbiamo anche il foglio, appunto, dove si parla delle Mystery Box di gsgame.com, dove si possono trovare pacchetti singoli, vintage o semi-vintage, come nel nostro caso, prodotti sigillati, carte singole e carte gradate. E ragazzi, in attesa dell'altro pacco che dovrà arrivare da GS Game con i prodotti legati a Pokémon 151 e quindi un nuovo spacchettamento, ci tocca. Avevo promesso di no, ci tocca tornare a spacchettare 151, ma ci manca ancora qualcosa, quindi ben venga. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa Mystery Box è stata di vostro gradimento e noi ci vediamo in un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao belli!